Ciao a tutti ragazzi, sono Mr. Technology Mania e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi mostrerò le principali novità di iOS 8.4 dopo qualche giorno di utilizzo. Quindi iniziamo! Allora, partiamo dalle novità meno interessanti. iBook adesso è stato migliorato e permette di disattivare la modalità notturna automatica. È anche stato risolto un errore che non permetteva il download dei libri da iCloud e un errore che non faceva funzionare correttamente la funzione nascondi acquisti. Passando ad altro, adesso è stato corretto un errore che riavviava il dispositivo quando riceveva dei caratteri specifici e non era più possibile utilizzare l'applicazione appunto nella quale era stato inviato il messaggio, fino appunto alla rimozione del messaggio stesso. Adesso passiamo alla novità più importante, ovvero l'applicazione Musica, che presenta una nuova icona su sfondo bianco, che a me personalmente non fa impazzire, preferivo l'icona che c'era prima. Apriamo quindi l'applicazione e subito notiamo che è stata completamente ridisegnata. Allora, come si vede in basso sono presenti delle categorie. Iniziamo da Per te. Questa categoria contiene delle playlist e dei brani basati sui nostri generi preferiti, che possiamo ascoltare. In alto abbiamo le informazioni sul nostro account e sul lato destro abbiamo la possibilità di cercare musica, sia in locale, sia sul web e sia nelle stazioni radio che dopo vi mostrerò. Avviato un brano si attiva questo nuovo player. Aperto il player abbiamo l'immagine della copertina del brano molto grande, poi abbiamo il titolo, l'autore e l'album a cui appartiene il brano stesso. Inoltre è anche presente il player per muoverci durante il brano con le solite funzioni di play, pausa, successivo e precedente anche per il volume. Possiamo anche mettere mi piace ad un brano e vedere la coda di riproduzione tramite questo pulsante. Inoltre sono presenti dei tasti per la condivisione del brano, per la riproduzione casuale, per la ripetizione invece da questo menu possiamo avviare la stazione radio, condividere il brano, aggiungerlo in una playlist oppure eliminarlo. Inoltre se lasciamo un brano in riproduzione nella lock screen avremo questa nuova interfaccia, con il solito player musicale, i comandi audio, la possibilità di mettere mi piace ad un brano e di condividerlo, oltre anche ad avere l'immagine di copertina. Tutto ciò è anche presente nel control center. Passiamo alla sezione novità, dalla quale appunto possiamo ascoltare nuova musica. Come si può vedere nella parte destra dei brani presenti ci sono questi tre puntini. Se adesso io premo questi tre puntini posso fare produrre questo brano dopo il brano attualmente in produzione oppure posso metterlo alla fine di una coda di brani. Inoltre posso anche avviarne la stazione radio. Passiamo quindi alla categoria radio dalla quale appunto possiamo ascoltare le varie stazioni radio. Possiamo anche ascoltare la radio Beats One attiva 24 ore su 24. Poi è presente la sezione Connect, dalla quale possiamo seguire i nostri artisti preferiti, ascoltare le loro canzoni e vedere i post che hanno creato sui social network direttamente dall'applicazione Musica. Infine c'è appunto la sezione Musica, che ricorda molto la vecchia applicazione omonima, dalla quale noi possiamo vedere gli album aggiunti di recente. In basso invece c'è questa sezione, che è personalizzabile tramite questo tasto. Infatti, ora in questa sezione vengono mostrati i brani, ma se io clicco appunto sul tasto Brani, posso scegliere di visualizzare gli artisti, gli album e così via. Selezioniamo la categoria Playlist, dove appunto ci sono tutte le nostre playlist. Cliccando su una di esse possiamo rinominarla e cambiare la foto di copertina. Ovviamente possiamo anche aggiungere altre playlist ed eliminarle. Tutto ciò che vi ho mostrato dall'applicazione Musica lo avrete solo con Apple Music attivo. Se invece non volete utilizzare Apple Music, la grafica sarà un po' diversa, infatti non ci sarà la sezione Per te, ma le funzioni sono le stesse che vi ho citato in questo video. Per disattivare Apple Music dopo il periodo di prova gratuito basterà cliccare su Account, Visualizza di Apple, Gestisci, Abbonamenti e disattivare la voce Rinnovo automatico. È possibile utilizzare Apple Music anche da PC o Mac tramite l'applicazione iTunes aggiornata alla versione 12.2 o superiori e anche su Android tramite un'applicazione che sarà disponibile d'autunno. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete lasciate un like, commentate e condividetelo anche su vari social network. Seguitemi anche su Facebook, Twitter, Google+, Instagram e adesso anche su Zoo, dove pubblico informazioni e aggiornamenti. Ovviamente tutti i link li trovate giù in descrizione. Inoltre iscrivetevi al canale e ciao da Mr. Technology Mania.